faccio la trama, sfiori la lingua, bisogna sporcarsi il ventre che strilla. Tu incrocio gli occhi, specchi di vetro, se ancora li guardo non torno più indietro. Oh Merlin, oh Merlin. Buonasera, come tutti i giovedì alle 21.30 in diretta con La Notte del Mistero. Questa sera abbiamo un caso, un cold case, che comunque suscita sempre molta, molta emozione, perché comunque è un cold case di quelli molto che si riferiscono anche al mistero, volendolo. Il caso di Emanuela Orlandi. In studio abbiamo Igor Patuno e Tommaso Nelli. Buonasera. Grazie Daniele. E allora eccoci qua, Igor Patuno e Tommaso Nelli. Eccoli qua. Buonasera. Buonasera. Tommaso Nelli è autore di uno splendido libro sul delitto di Emanuela Orlandi, che lui ha chiamato Atto di dolore. E il titolo già ci dà qualche piccola informazione. Ora, io direi che non si può parlare di Emanuela senza le parole di suo fratello, perché suo fratello Pietro, insomma, ha fatto di tutto per cercare la verità. E io voglio iniziare questa diretta proprio con le parole di Pietro, che leggerò io. Esistono persone che conoscevano e conoscono la verità, ne sono certo, una verità proibita che non doveva e non poteva emergere, e l'archiviazione dei giorni nostri credo rappresenti il tentativo di nascondere una realtà che quella parte marcia dello Stato e della Chiesa preferisce occultare. La decisione della Procura di Roma, confermata in un secondo momento dalla Corte di Cassazione, non significa infatti l'impossibilità o l'incapacità di accertare la verità, ma la non volontà di perseguirla. Questa rinuncia ha fatto sì che oggi Emanuela non esista più come persona, ma sia soltanto un pezzo di carta sul quale apporre il timbro archiviata. Beh, questo non lo accetterò mai. E per fortuna, a non accettarlo ci sono tante persone per le quali la parola giustizia ha ancora un valore e che da anni continuano a sostenere la nostra battaglia. Ecco, una di queste persone, perché quello che ho letto è una piccolissima, breve introduzione, ma estremamente significativa, proprio ad Atto di dolore, una di queste persone è Tommaso Nelli, e da questa sera noi ci uniamo a lui, ci uniamo a Pietro e a Tommaso, nel senso che idealmente anche per noi questa è una battaglia di giustizia. Ora, ecco, io approfitto di questa occasione di avere la possibilità di fare una lunga intervista a Tommaso, e quindi dedicheremo poi l'ultima parte della diretta alle vostre domande, e quindi vi preghiamo di aspettare a telefonare. Vi diremo noi quando si potrà iniziare a telefonare o comunque a porre domande nella chat. Ecco, approfitto dell'occasione che ho cercato, ho voluto di parlare con Tommaso, proprio
iniziando, ecco, quello che vogliamo fare è raccontare questa storia libera da tutti gli orpelli che nel corso del tempo vi si sono in qualche modo attaccati sopra, sotto, insomma, e che l'hanno stravolta. Ecco, noi vogliamo cominciare da una domanda estremamente semplice, ovvero noi Emanuela non l'abbiamo conosciuta e non potremo mai conoscerla, ma chi l'ha conosciuta? Cosa pensava di Emanuela? Ecco, io partirei dal papà, no? Che mi sembra disse il problema di Emanuela è la sua ingenuità, vero? Sì, verissimo, verissimo. Questa fu una dichiarazione che il padre di Emanuela, Ercole Orlandi, commesso presso per la prefettura della Casa Pontificia, rilasciò nei giorni seguenti la sparizione della figlia. E partire dalla personalità di una vittima è fondamentale quando affrontiamo un cold case come questo, che tra l'altro purtroppo sul quale purtroppo pesano 40 anni ormai di silenzi, di omissioni, di reticenze, di errori investigativi, alcuni dei quali inaccettabili. È fondamentale partire dalla personalità di Emanuela, quindi dal suo carattere, dai suoi universi sociali, capire chi era, che ambienti frequentava, che cosa faceva. Ed è fondamentale per il suo caso, più che in tanti altri casi, per un motivo che poi è l'handicap principale di questo mistero, ovvero l'assenza del corpo, perché Emanuela è scomparsa, di Emanuela non si hanno più notizie dalla sera del 22 giugno del 1983 e proprio la mancanza del corpo impedisce di contestualizzare il luogo dove sia stata uccisa, impedisce soprattutto di risalire anche a un mandante e a un forza, diventa ancora più importante risalire, ripartire da lei, da questa ragazza di 15 anni che viveva in Vaticano, perché appunto il padre lì lavorava, quarta di 5 figli, una ragazza che era molto legata a tutta la sua famiglia, ai genitori, in particolare alla mamma, alle tre sorelle e al fratello. Soprattutto era molto legata alla sorella più piccola, Maria Cristina, con la quale condivideva gran parte del tempo libero, anche perché le due erano separate da poco più di 2 anni, quindi erano praticamente coetanee. Ed Emanuela era una ragazza appunto affettuosa, una ragazza gioviale, una ragazza allegra, e questo profilo trapela, questo profilo che si riconduce all'ambiente familiare, poi trapela anche da quello che è il suo contesto sociale principale di riferimento, che è il cosiddetto gruppo del Vaticano, ovvero quell'insieme di coetanei e coetanee con i quali lei trascorreva gran parte del tempo libero. Insieme a lei c'erano figlie di altri dipendenti vaticani, alcuni dei quali svolgevano anche compiti molto molto importanti, molto in alto, perché vi erano due figlie dell'aiutante di camera di Wojtyła, quindi stiamo parlando di una delle persone più vicine al Papa, con loro, e gli altri poi erano ragazzi o ragazze che comunque abitavano nel rione Borgo, quindi nelle zone limitrofe, e con loro lei appunto si dedicava a dei passatempi molto semplici, come dei giochi all'aperto o nella piazzetta sotto casa o in piazza San Pietro, passeggiate nel quartiere. Vi era la vita ricreativa all'ACR, all'Azione Cattolica, presso la parrocchia di Sant'Anna, dove tenevano o iniziative di volontariato o spettacoli artistico-musicali, e in tutti questi contesti emerge, trapela, e poi capiremo il perché è meglio utilizzare il verbo trapelare rispetto al verbo emergere. Trapela il profilo di un'Emanuela che corrisponde alla descrizione della famiglia, ovvero questa ragazza che amava stare in compagnia, questa ragazza socievole, questa ragazza gioviale, questa ragazza discreta però, cioè una ragazza che non amava mettersi in mostra, non aveva bisogno di primeggiare.
È pur vero, però, anche un altro, ci sono anche altre due caratteristiche da tenere in considerazione, e perché posso, dal mio punto di vista, sono anche indicative su dove puoi cominciare a cercare la soluzione di questo mistero. Emanuela era una ragazza che sembrava più grande dei suoi 15 anni, ed era una ragazza che piaceva a tutti i suoi coetanei. Questa non è una dichiarazione del sottoscritto, ma è una dichiarazione che ritroviamo in un verbale di un suo carissimo amico, che anche lui viveva in Vaticano, perché il padre vi lavorava come elettricista, dichiarazione rilasciata nell'agosto del 1983, e sommato poi al particolare poc'anzi enunciato, ovvero di lei che dava la sensazione di essere più grande della sua età, si capisce come fosse una presenza che non passava inosservata. Dal gruppo del Vaticano ci spostiamo poi a un altro dei suoi tre universi sociali, quello della scuola. Emanuela frequentava il liceo scientifico al convitto nazionale Vittorio Emanuele II, che aveva sede tuttora a Montegatto, e anche qui viene fuori questo profilo scherzoso, questo profilo gioviale. Io ho parlato con una sua compagna di classe del primo anno, poi questa ragazza per il lavoro del padre dovette cambiare città, si trasferì, e lei mi ha raccontato come Emanuela fosse una amante delle barzellette, ne raccontava tantissime, e quindi questo denota ancora una volta la personalità, ripeto, allegra di questa ragazza. Poi il rapporto, o meglio, la vita con il suo contesto scolastico si esauriva per lo più nelle ore di lezione, perché sì, con qualche amica si frequentavano anche di pomeriggio, ma per studiare, ecco, diciamo che non c'era poi una vita che proseguiva oltre lo studio, ma questa era un po' una caratteristica degli studenti, di gran parte degli studenti dell'epoca. Stiamo parlando della prima metà degli anni Ottanta, quindi stiamo parlando di un mondo totalmente differente dal contemporaneo, dove le occasioni di incontro e di frequentazione sono sicuramente maggiori, anche perché favorite da una tecnologia che all'epoca non esisteva. E poi c'è il terzo universo sociale di Emanuela, che è quello della scuola di musica. Emanuela era una grande appassionata di musica, un amante della musica, lei faceva parte anche del coro della parrocchia di Sant'Anna, dove era una delle migliori per la sua voce, perché era proprio molto portata per il canto, ed era anche una delle pupille del direttore del coro, dell'insegnante del coro, che tra l'altro era uno studente anche della scuola di musica, e sarà bene tenerlo a mente, perché è una persona poi che per l'enigma di Emanuela Orlandi ha rilasciato una dichiarazione molto molto importante, ma che è stata trascurata. Comunque, in questa scuola di musica, la Tommaso Ludovico da Vittoria, che aveva sede a Piazza Sant'Apollinare, una piccola piazza vicino a due passi da Piazza Navona in centro, Emanuela andava tre volte la settimana, suonava il flauto, il pianoforte, poi ovviamente partecipava anche al corso di canto corale, oltre a quello di solfeggio. E qui emerge però un'Emanuela differente rispetto a quella che abbiamo fin qui trovato, perché emerge un'Emanuela più riservata, più schiva. Analizzando il suo diario si nota come vi fossero soltanto la rubrica del suo diario scolastico, si nota come vi fossero soltanto 7 contatti, 7 numeri di telefono di persone della scuola di musica. Teniamo conto che lei, nel 1979-80, sparisce Emanuela nel 1983, quindi sono già passati 4 anni, 4 stagioni musicali. Quindi, voglio dire, un tempo cospicuo per fare amicizie, incamerare contatti, stringere rapporti, e invece il numero delle utenze telefoniche, un numero sparuto, un numero minimo, e tra queste 7 c'era poi il numero di telefono del suo ultimo insegnante di flauto. E questa descrizione di questa Emanuela così in secondo piano emerge anche dalle testimonianze
delle persone con le quali ho parlato, che erano magari compagne al corso canto corale, al corso di flauto, che mi hanno detto: ok, sì, io me la ricordo, ci vedevamo a lezione, scambiavamo qualche parola, qualche battuta su la composizione da studiare, la composizione da eseguire, però poi non andavamo oltre, cioè non era una che si lasciava a confidenze. E questo profilo si ritrova poi anche nei profili tracciati da due dei suoi insegnanti, l'insegnante di canto corale e l'insegnante di flauto. E poi destino vuole che la scuola di musica sia stato proprio l'epicentro della sua scomparsa, cioè l'epicentro del mistero, perché lei scompare all'uscita dalla scuola di musica in dinamiche che fino ad oggi non sono mai state accertate. Quindi quello che, se vogliamo sintetizzarlo, io se dovessi sintetizzarla con un'immagine, Emanuela mi ha dato la sensazione di essere come uno dei tanti borghi, no? Naturali, borghi rurali che popolano la nostra penisola, paesaggio, quindi delle località semplici, delle località bellissime, delle località naturali, e però, come purtroppo accade ad alcuni di questi borghi, era affetta Emanuela, la sua vita, da delle scosse di terremoto, cioè da delle anomalie che provengono da questi contesti che abbiamo esaminato, e anomalie che poi la sera del 22, cioè o meglio scosse, movimenti tellurici che la sera del 22 giugno 1983 sono esplosi con una violenza e una forza inaudita, distruggendo questo bellissimo borgo e aprendo una voragine che fino a oggi non è stata più ricomposta, più chiusa. E cito, faccio riferimento, perché giustamente qualcuno potrà chiedersi ma che cosa intendi, a che cosa fai riferimento. Guarda, e io ti dico questo, che per il contesto del gruppo del Vaticano, un suo amico, questo è un dato tra l'altro sul quale porre molta attenzione, io nel parlare con gli amici e le amiche del tempo che facevano parte della parrocchia, ho incontrato disponibilità, una disponibilità minima e una disponibilità prevalentemente soltanto da ragazzi, da uomini. Le donne si sono barricate, hanno innalzato un muro di silenzio, hanno posto una resistenza sprezzante anche, qualcuna mi ha pure minacciato, e vabbè, poi minacce che insomma lasciano il tempo che trovano, però sono reazioni che a me hanno fatto molto pensare, e sono reazioni molto significative, anche perché io ero andato da loro per chiedere che cosa facevano al tempo, chi era Emanuela. Quindi credo che se a 15 anni frequentiamo una persona, poi perché avere tanti problemi nel parlarne o nel ricordare il tempo trascorso insieme? Fatto sta comunque che uno di questi amici mi ha raccontato come Emanuela nell'ultimo periodo, diciamo l'ultimo mese prima di sparire come riferimento temporale, aveva cambiato atteggiamento, cioè era diventata in certi casi più sfuggente, meno disponibile come poteva essere stata fino a quel momento. Vero anche che stiamo parlando di un'età, i 15 anni, dove le mutazioni caratteriali sono all'ordine del giorno, anzi molte volte avvengono proprio nel corso della stessa giornata. Però nel momento in cui ci troviamo davanti a un cold case quarantennale, è un dato da tenere a mente, è un dato da appuntarsi sulla lavagna, sommato poi a questa reticenza, ripeto, questo fastidio proprio di queste amiche del periodo a parlare di Emanuela. Non solo, lei pochi mesi prima di sparire nei giardini vaticani
fu infastidita pesantemente da un ecclesiastico vicino a Wojtyła, testimonianza che io ho scoperto, raccolto da una sua amica delle medie, con la quale Emanuela aveva mantenuto i rapporti, che non è mai stata tra l'altro sentita dagli inquirenti né nella prima né nella seconda inchiesta giudiziaria. Spostiamoci al convitto nazionale Vittorio Emanuele II, anche qui qualche scossa ci fu nel 1983. Emanuela chiuse l'anno con rimandata in due materie a settembre, lei che fino all'anno precedente aveva avuto un buon rendimento scolastico. Emanuela quell'anno, nel secondo quadrimestre, maturò ben 71 ore di assenza, sulle quali io non sono riuscito a trovare una risposta, perché ho ricevuto indicazioni e motivazioni differenti. Non solo, chiuse l'anno con un 8 in condotta, che per una ragazza che comunque veniva descritta come diligente, come una ragazza rispettosa poi delle regole, ecco, contrasta. E se poi andiamo alla scuola di musica, ripeto, qui le scosse arrivano da queste descrizioni degli insegnanti. A me hanno colpito molto le parole del maestro di flauto, che mi ha detto: Emanuela era una ragazza che sì, studiava lo strumento, però non aveva quella passione, quel trasporto che solitamente hanno le persone che studiano uno strumento. Dice: non si fermava a condividere, a parlare del brano che avevamo eseguito. Dice: io la vedevo sempre distaccata, assente, come se con la testa fosse da un'altra parte. E tra l'altro sarebbe stato molto importante, perché ripeto, la scuola della Vittoria è uno dei tanti buchi neri. È uno dei tanti buchi neri perché, per esempio, è andato perduto tutta la documentazione cartacea. E nella documentazione cartacea non c'erano soltanto gli schedari, i registri con i nomi degli allievi, tutta la parte burocratica relativa a iscrizioni, tasse, tessere e via dicendo, ma c'erano anche le pagelle, perché alla fine dell'anno sostenere che veniva giudicato da una commissione presieduta dalla direttrice della scuola, Suor Dolores. E quindi ecco, questa pagella ci avrebbe permesso di capire un attimo l'effettivo rendimento di Emanuela in quella nel 1983, poco prima che si perdessero le sue tracce per sempre. Anche perché a scuola uno ci deve andare, quindi ci può stare anche che in un periodo sui 5 anni ci sia un calo delle motivazioni, ma la musica era una sua passione, quindi una passione, quindi una sua scelta spontanea, volontaria. Quindi se c'è un calo in una passione, significa che è subentrato qualcosa di più forte che te l'ha spodestata. Questo calo avviene, stando alle parole del maestro di flauto, tra l'altro le lezioni di flauto poi erano individuali, avviene proprio in concomitanza con la sua scomparsa. Le assenze da scuola avvengono nel secondo quadrimestre, lei scompare alla fine del secondo quadrimestre. Tutti questi elementi devono essere, ripeto, appuntati, analizzati, ci si deve mettere un bel punto interrogativo, cominciare a segnare tante freccettine e chiedersi perché. È estremamente interessante quello che hai detto, perché io ho appuntato, come sono solito fare quando seguo un intervento, alcune parole, e una delle prime parole che hai detto è appunto socievole, poi questa gioia di stare con gli altri, poi appunto c'è questo piacere, il fatto che lei piacesse a tutti gli amici, ecco, e poi distaccata, assente, in qualche modo cupa,
è un termine che tu credo abbia usato, o un termine analogo nel libro, che mi ha colpito. E poi c'è quella molestata pesantemente, che naturalmente che ovviamente all'interno del contesto dove la molestia avviene è certamente, lascia certamente interdetti, e può far capire che cosa può aver provocato, no, questo tipo di molestia, appunto, in uno spiritello simpatico, appunto socievole, no, come doveva essere Emanuela. E poi c'è, sì, appunto, come dicevamo, queste ore di assenza legate tutte al secondo quadrimestre, e come tu hai detto, lei aveva scelto di fare quella scuola, lei amava la musica. Ecco, ora, se non ci fosse stato quello che è accaduto, se non ci fosse stata la sua scomparsa, noi potremmo dire quello che tu hai accennato, no? Come una delle possibilità, ovvero potremmo dire che appunto Emanuela stava attraversando una crisi, o comunque, no, una mutazione del suo carattere, com'è anche piuttosto normale che accada a quell'età. E invece è scomparsa. E allora, come dici tu, tutto questo deve essere appuntato. E non è possibile che chi ti ha riferito della pesante molestia, no, non sia stata sentita. È impossibile. Cioè, una cosa del genere non doveva accadere. È assurdo che sia accaduta. Ecco, prima di ricostruire, poi se volevi precisare qualcosa lo puoi fare quando, appunto, iniziando magari a rispondere alla prossima domanda. Però quello che volevo sapere, prima di iniziare a ricostruire i fatti ai quali poi ci dedicheremo un po' tutta la seconda parte di questa intervista, ecco, lei aveva un'amica del cuore, o queste amiche del cuore, perché io poi dal tuo libro ho capito che in realtà nessuna si è dichiarata davvero sua amica del cuore. Allora, allora, o meglio, qualcuna non l'ha smentito, ma la stragrande maggioranza delle persone che tu hai ascoltato, o anche non ascoltato, però insomma comunque poi l'hanno detto in altri contesti, pare che abbiano smentito di essere sue amiche del cuore, insomma. No, diciamo, no, allora, il discorso è questo, che per quanto riguarda la scuola di musica, se ci sia stata un'amica del cuore, questa amica del cuore è al momento invisibile, perché introvabile, perché, ripeto, nessuna delle persone che ho sentito, e anche nessuna delle testimonianze messe a verbale, nessuna ragazza ha raccontato di aver ricevuto confidenze da Emanuela. Anzi, hanno precisato che con Emanuela avevano, soprattutto in sede investigativa, avevano un rapporto limitato e circoscritto all'attività musicale. Quindi questo per quanto riguarda la scuola di musica. Ripeto, lei lì veramente a me ha dato la sensazione, io ho parlato con, mi sono fermato a 120, poi ho smesso di contarle, però tra persone cercate, persone con le quali ho parlato, persone con le quali mi sono sentito in forma telematica o per telefono, gli ha dato la sensazione nella scuola di musica di essere quasi un fantasma. Cioè, possibile che questa, la scuola aveva più di 700 iscritti, possibile che questa non avesse un'amica del cuore, non avesse una persona alla quale aveva
stretto un rapporto più intimo, che andava oltre il flauto, oltre il pianoforte, oltre il solfeggio. Questo a me fa pensare, però poi appunto, visto che insomma, la serata proseguirà e parleremo d'altro, c'è molto da dire anche su alcune studentesse della scuola di musica. Per quanto riguarda la classe del liceo, lei aveva due amiche con le quali ecco, aveva un rapporto più stretto, e una di queste però mi ha proprio snobbato, si risentì perché l'avevo cercata via Messenger e mi disse: beh, di Emanuela si parla tanto dal giorno in cui è scomparsa, io ci penso quasi tutti i giorni della mia vita, ho una serie di riflessioni, di pensieri, di cose, ma preferisco tenerle per me. E te la chiami amicizia questa? Per me è egoismo. Però per quanto riguarda il gruppo del Vaticano, delle amiche del cuore, anche nei verbali, almeno un paio vengono fuori. Una è quella che mi ha minacciato di denunciarmi addirittura, e l'altra ci sono riuscito a parlare, ma dopo il libro, di recente, poco prima che scoppiasse la pandemia, quindi guarda. E lei mi ha descritto Emanuela per come poi mi era stata descritta dagli amici, ma non solo. Io l'ho messa al corrente di una serie di notizie, come per esempio l'essere stata infastidita pesantemente da un ecclesiastico nei Giardini Vaticani. Lei mi ha detto che di questa storia non ne sapeva nulla, come non si immaginava che Emanuela potesse aver totalizzato un numero così alto di ore di assenza da scuola, non ricordava nemmeno che quell'anno era stata rimandata due materie. Al tempo stesso mi ha fatto capire che ecco, il fatto che fosse una bella ragazza che non passava inosservata era una sensazione che avevano anche le amiche, cioè la sua bellezza non è che colpiva soltanto i ragazzi, era notata anche dalle ragazze, dalle amiche. Però ecco, io sono rimasto deluso sul piano prima di tutto umano, proprio da questa reticenza, da questo rifiuto, da questa ostinazione a volersi barricare dietro un mutismo del quale fatico davvero a individuarne una ragione plausibile, e che ovviamente, come tutti i silenzi, poi fa pensare e solleva tanti interrogativi, ecco, pensando che la vittima è una ragazza di 15 anni, non un adulto, una ragazza di 15 anni. Ecco, c'è questa, tu riporti nel tuo libro, proprio a proposito dei rapporti tra i ragazzi che frequentavano la scuola di musica, un appunto di Don Vergari, che dice queste cose, che così descrive, me lo sono segnato perché questa è una delle cose che volevo chiederti, che così descrive l'ambiente da Vittoria. Ora provvisoriamente nei locali del seminario c'è la scuola di musica da Vittoria diretta da una suora. È la scuola da cui è scomparsa la giovane Emanuela Orlandi. Già feci notare al cardinal Felici la confusione che c'è in questa scuola. Giovani che si vedono per le scale e per l'atrio in atteggiamento da fidanzati. In questi giorni che la scuola è chiusa c'è la segretaria della suora
che dorme lì con il fidanzato, non mi sembra una cosa seria. Ora, adesso parlare di Don Vergari ci porterebbe lontano, ma credo che tu forse una intera intervista a Don Vergari, ma forse lo faremo, perché vedo che c'è davvero tantissimo interesse sia sulla chat che da chi ci sta seguendo, gli ascolti ci sono. Ora, e non avevo dubbi su questo. E ora però, lasciando, magari descrivendo molto rapidamente Don Vergari, senza entrare poi nei dettagli, eccetera, 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 ecco, ma davvero c'era un ambiente, ovviamente dal punto di vista di un prete, di un ecclesiastico, così dannato in questa scuola di musica, tanto che fa pensare al Dams, no? Sì. No, assolutamente no. Allora, bisogna fare una premessa. Don Vergari non sopportava Suor Dolores, la direttrice della scuola di musica, e Suor Dolores era ricambiato. Quindi c'era proprio questa antipatia di fondo tra i due, per cui Don Vergari, che era il rettore della Basilica di Santa Pollinare, è bene anche un attimo contestualizzare, perché giustamente qualcuno sì, potrebbe non conoscere tutta una serie di passaggi. A Piazza Santa Pollinare vi è la Basilica di Santa Pollinare, fin troppo nota per tutta una serie di vicende che sappiamo, e accanto il Palazzo di Santa Pollinare, nel quale al terzo e quarto piano aveva sede la Tommaso Ludovico da Vittoria, questa scuola di musica. Scuola di musica di stretta emanazione vaticana, era stata aperta alla fine degli anni 70, voluta da Suor Dolores Salzano, questa reverenda che aveva ottime entrature in Vaticano con Monsignor Giuseppe Caprio e Monsignor Marra, e grazie a loro riuscì a coronare questo suo sogno e aprire questo istituto, che in breve tempo raggiunse una popolarità alta da far concorrenza al conservatorio. Però l'ambiente non era quello descritto da Don Vergari, cioè qui, perché quanto descritto da Don Vergari, siamo quasi ai confini di una Sodoma e Gomorra, ecco, cioè assolutamente no. Assolutamente no. Allora, la scuola aveva un'attività pressoché giornaliera, cioè dalla mattina alla sera. Le lezioni si tenevano sia prima che dopo mezzogiorno. C'erano le lezioni corali, collettive, che avevano degli orari fissi. Le lezioni individuali, invece, gli studenti si accordavano con i docenti. La tipologia degli studenti era una tipologia trasversale a ogni ceto sociale, a ogni fascia anagrafica, perché vi erano ragazzine dell'età di Emanuela, se non addirittura più piccole, e vi erano anche delle persone adulte. C'era per esempio una signora ungherese che, quando sparì Emanuela, aveva più di 50 anni, che tra l'altro me l'hanno descritta come un soggetto abbastanza bizzarro, che studiava canto perché aveva questa grande passione per la musica. C'erano religiose, perché vi studiavano delle suore, c'erano degli studenti anche stranieri, e Suor Dolores, ed era tutto in mano a Suor Dolores, perché lei era la direttrice, ma di fatto poi gestiva, sovraintendeva tutto, era molto accentatrice. Mi è stata descritta come una persona autoritaria, rigida, anche impulsiva talvolta nelle decisioni che prendeva. Aveva imposto una divisa sia ai ragazzi che alle ragazze. Cosa succedeva poi? Succedeva che ovviamente più di 700 persone, può capitare che vengano fuori delle relazioni sentimentali, no, cioè, voglio dire, 700 iscritti, una cosa del tutto plausibile, soprattutto poi molti giovani,
condividi una passione, è normale che poi dalla passione, dalla condivisione di una passione musicale possa svilupparsi anche un altro tipo di passione da condividere. Però, voglio dire, era pur sempre un luogo pubblico, quindi niente di così peccaminoso come voleva far intendere Don Vergari, il cui fine era quello di far chiudere la scuola, ecco, fondamentalmente, di far chiudere la scuola. E poi lo diremo, poi magari lo diremo, poi in realtà la scuola viene effettivamente addirittura chiusa. Addirittura Don Vergari scrisse a Suor Dolores lamentandosi in un'occasione, poco dopo la scomparsa di Emanuela, perché la scuola non aveva provveduto a versare una somma, ora non ricordo esattamente se era per una messa in memoria di qualcuno, comunque ecco, una donazione per la basilica, e lui scrisse a Suor Dolores lamentandosi di questa mancata donazione. Quindi ecco, questo tanto per far capire un attimo il personaggio, ma soprattutto questi rapporti di fatto inesistenti. Suor Dolores lo appellava, diceva di Don Vergari che era un vanitoso, un galletto, uno che amava mettersi in mostra. Quindi, cioè, certi resoconti sono ingigantiti e sono resoconti che, ripeto, affondano le loro radici in un'antipatia personale. Ecco, è importante quello che hai detto, è importante per due ordini di motivi, credo. Uno, di uno parleremo poi più tardi, poi in realtà la personalità che hai descritto di Suor Dolores lascia intendere che probabilmente questa suora qualche ricerca dopo la morte di Emanuela l'ha fatta e probabilmente qualcosa forse ha anche capito. E poi è importante perché poi in qualche modo questi attacchi, ma non solo questi attacchi, ma tutto il clima che si viene a creare intorno alla scuola dopo la scomparsa di Emanuela, ne determinerà in breve una crisi che poi, anche se per altri motivi, porterà alla chiusura di quella sede. Adesso però andiamo avanti e cerchiamo invece di raccontare che cosa accade il 22 giugno del 1983, perché le cose da dire sono tante, davvero tantissime. Ecco, intanto che cosa aveva fatto la mattina Emanuela? Noi sappiamo che poi nel pomeriggio si reca appunto presso la scuola di musica. Era andata a scuola, immagino, no? La scuola era finita? No, la scuola era finita. Era finita. 22 giugno, era finita, erano già usciti i quadri, quindi Emanuela era anche al corrente dell'esito del suo anno scolastico. Oltretutto, ora appunto poi mi viene in mente che lei era anche un po' preoccupata prima della conclusione della scuola, perché temeva di essere bocciata. Comunque no, la scuola era finita. E a corredo di quello che hai detto prima sulle ricerche di Suor Dolores, beh sì, Suor Dolores bisogna dire che era grande amica di Oscar Luigi Scalfaro. Perché? Perché Oscar Luigi Scalfaro, futuro presidente della Repubblica, aveva in quegli anni uno studio proprio nel Palazzo di Santa Pollinare. La scuola di musica occupava il terzo e parte del quarto piano. Nel quarto piano, tra l'altro, c'era la segreteria, la direzione, e vi era anche lo studio di Scalfaro. E mi è stato raccontato come Scalfaro stesso poi avesse, addirittura Scalfaro presenziava ai saggi che faceva questa scuola di musica. Questa scuola di musica si esibiva in contesti estremamente prestigiosi, addirittura nella Sala Nervi, addirittura al cospetto di Giovanni Paolo II, e Scalfaro, per i saggi soprattutto che si tenevano
dentro alla vittoria partecipava, tanto che io nel libro ho anche inserito una fotografia di lui, spettatore assorto e interessato durante una di queste esibizioni. E Scalfaro stesso poi, il giorno del funerale di Suor Dolores, ne declamò l'Orazio Funebris. Quindi ecco, c'era questo rapporto, ripeto, molto molto stretto, e da quanto so, ecco, Scalfaro disse a Suor Dolores, confidò a Suor Dolores che nonostante tutti i suoi tutto il suo prodigarsi per capire che fosse accaduto a questa ragazza, purtroppo non era riuscito a ottenere risposte significative. E poi io ho trovato una lettera di una reverenda che studiò alla Da Victoria, che nel novembre dell'83 scrisse a Suor Dolores e le chiedeva se c'erano delle novità sulla vicenda di Emanuela, specificando come ricordasse che questa ragazza era molto cara a Suor Dolores. Quindi sì, è quello che hai, certo, hai delineato. Ma si sa che cosa ha fatto Emanuela la mattina? Sì. La mattina, allora, Emanuela si svegliò a mattinata. Queste informazioni io le ho raccolte da alcuni documenti del SISDE, servizio segreto civile dell'epoca. Che sì, hai fatto una ricostruzione fantastica, ricordiamolo, no? Perché io ho letto questo libro due volte, l'ho letto due estati fa e poi l'ho riletto in questi giorni, e devo dire che il rileggerlo ha fatto emergere tutta una serie di particolari. Non a caso ti ho fatto questa domanda sulla mattina, perché secondo me alcuni particolari sono in parte inediti, quelli che racconti. Lei si svegliò tardi, ma è normalissimo a 15 anni, soprattutto se in vacanza dopo la scuola, svegliarsi tardi, e a mattinata inoltrata. E con la sorella più piccola, Maria Cristina, andò a sbrigare delle commissioni domestiche lì nel rione. Poi, verso le 14.30, almeno in base a quello che mi è stato raccontato, lei fu vista parlare in Vaticano con alcune amiche, dopodiché poi, e non aveva ancora la sacca con il flauto, alle 16.30, questa purtroppo è la prima contraddizione di quel giorno ed è il primo buco nero, comunque lei esce di casa per andare... Che è interno alla famiglia, è interno alla famiglia la contraddizione, o meglio, dalle testimonianze della famiglia, testimonianze che però poi dovevano essere gli inquirenti a chiarificare una volta per tutte. Fatto sta comunque che lei chiede al fratello se poteva accompagnarla a lezione, il fratello aveva un altro impegno, le dice di no, lei esce e va per conto suo, si pensa che abbia preso l'autobus. Comunque, le informazioni che abbiamo vogliono che lei abbia preso l'autobus da Piazza della Città Leonina, che è la piazza di fronte all'ingresso di Porta Sant'Anna, il 64, che all'epoca faceva lì capolinea e non su alla stazione di Roma San Pietro, e scende su corso Vittorio Emanuele II alla fermata di Piazza Sant'Andrea della Valle. Perché? Perché da Piazza Sant'Andrea della Valle si origina Corso Rinascimento, che è la strada che conduce a Piazza Santa Pollinare. Durante questo tragitto sul Corso Rinascimento, all'altezza del Senato, Emanuela incontra un uomo che le propone un lavoro: volantinare per due ore a una sfilata di moda che si sarebbe tenuta il sabato successivo per la casa di cosmetici Avon, in cambio di 375.000 lire, che era una cifra esorbitante all'epoca. Esorbitante, cioè basti pensare che uno degli insegnanti della Da Victoria che insegnava 40 ore al mese alla scuola, prendeva 425.000 lire come stipendio mensile. Lei invece per due ore un giorno, cioè lei praticamente ricevette lo stipendio di un mese per un lavoro di due ore, cioè era una follia. Dopodiché arriva a scuola e arriva in ritardo.
entriamo nel dettaglio. Purtroppo questa ricostruzione è contaminata da una marea di contraddizioni. Perché? Esatto. Perché noi non, e adesso cerchiamo di vederle una per una. Sì. Non sappiamo a che ora lei esce da casa. Perché? Perché secondo la denuncia di scomparsa presentata dalla sorella Natalina Orlandi la mattina del 23 giugno, quindi il giorno dopo la scomparsa, Emanuela sarebbe uscita alle 16.30. Se non che Natalina quel pomeriggio era al lavoro. Quindi già la sua testimonianza non è una testimonianza de visu, ma è una testimonianza de relato. Punto primo. Punto secondo. Alle 16.30 Emanuela sarebbe dovuta essere a scuola perché avrebbe avuto la lezione di flauto. Perché? Perché io ho trovato un appunto dove le lezioni del maestro Berti duravano un'ora, come mi ha detto lui, iniziavano alla mezza, quindi 14.30, 19.30, quindi 14.30, 15.30, 16.30 e via dicendo. Non solo, c'è il momento dell'incontro con l'uomo dell'Avon, di questo incontro noi abbiamo notizia per testimonianza dei due ufficiali che erano in servizio al Senato, poliziotto Bosco e vigile Sambuco. Nella loro relazione di servizio, scritta Bosco il 28 giugno, Sambuco il 2 luglio, Emanuela, quell'incontro sarebbe avvenuto intorno alle 17. Ma alle 17 Emanuela è a scuola, perché come lo sappiamo? Lo sappiamo dalla testimonianza di un'amica, di una studentessa della Da Vittoria, che Laura, che ai carabinieri raccontò come ricordava benissimo che Emanuela fosse arrivata per quell'ora, tanto che il maestro Berti, che era in corridoio, la rimproverò per essere arrivata tardi a lezione. E poi c'è l'appunto del SISDE. L'appunto del SISDE colloca invece l'incontro con il finto uomo Avon alle 16.20. E già questo contrasta con l'orario di uscita da casa di Natalina. Non solo, poi si va ad aggiungere a tutta questa nube, perché è una nube di contraddizioni, la deposizione di Federica Orlandi, l'altra sorella di Emanuela, che era a casa e che disse, mise a verbale, come Emanuela uscì alle 16 da casa. Quindi si viene a creare un cortocircuito di informazioni che ci impedisce di avere una ricostruzione precisa di come andarono le cose dal momento in cui lei uscì da casa e arrivò alla scuola. Poi non solo, anche l'incontro con questo fasullo rappresentante di cosmetici è al centro di un ulteriore scontro di informazioni. Perché? Perché Raffaella Monzi, una studentessa della Da Vittoria, raccontò al sostituto procuratore Domenico Sica alla fine del luglio del 1983 che Emanuela disse di aver ricevuto questa proposta di lavoro insieme a un'altra ragazza, ma che non precisò chi fosse. La Monzi ipotizzò che non fosse una studentessa della Da Vittoria, ma di un'altra, insomma, una compagna addirittura del liceo, oppure una sua amica. Secondo Bosco e Sambuco, invece, Emanuela parlò con questo signore, era da sola. E anche questa è un'altra contraddizione che non è stata risolta, perché nel momento in cui la Monzi rilasciò quella testimonianza, chi di dovere avrebbe dovuto convocare lei, il poliziotto, il vigile,
e arrivare a una risposta, come avrebbe dovuto fare chiarezza tra mettere insomma arrivare alla, alla soluzione di un altro triangolo, cioè l'orario di Natalina, l'orario di Federica e l'orario dell'appunto, dell'appunto del SISD. Ecco, quindi, facciamo un attimo una pausa, no? Esatto, sì. E cerchiamo di analizzare punto per punto quello che hai detto, perché poi una parte del mistero sta qui, c'è poco da fare, no? Allora, c'è intanto questo ricordo di Pietro, no? Che dice che Emanuela gli chiese un passaggio. Sì. Ecco. Ora, si potrebbe pensare, secondo te, che la richiesta è venuta magari perché, insomma, in qualche modo lei volesse arrivare lì un po' prima, perché forse sapeva che avrebbe dovuto incontrare qualcuno, o semplicemente magari non gli andava di prendere il bus e di arrivare fino là, tra l'altro un tragitto anche abbastanza breve, no? Perché siamo veramente a distanze non particolarmente grandi per chi conosce Roma. Certo, farsela a piedi avrebbe comportato, insomma, un percorso certamente superiore, io credo, alla mezz'ora, probabilmente anche di più. Ma ecco, tu come hai interpretato questa richiesta che lei fa al fratello? Se ci hai pensato, immagino di sì. Sì, no, io ci ho pensato e l'interpretazione che gli ho dato io è l'interpretazione che poi si sposa anche con la ragione di aver preso l'autobus, nonostante la distanza, sì, non fosse una distanza particolarmente siderale, che era il 22 giugno e che era un caldo atroce, quindi col fratello che ti porta in moto fai prima e insomma è anche più piacevole. Il, è anche più piacevole il trasporto. No, ma è una spiegazione che è convincente, perché Roma, Roma poi è una fornace in quei giorni, e tra l'altro poi in quei giorni non c'era nemmeno il sole, cioè il cielo era coperto, ma c'era un'afa l'umidità, la classica umidità, e lo stesso motivo per il quale ha preso l'autobus, perché comunque fai prima e ti affatichi di meno. Tra l'altro, ecco, sulla ricostruzione, appunto, no, una cosa che mi è venuta in mente ora, perché poi nel parlare i particolari affiorano, se lei fosse arrivata, avesse avuto lezione alle 16, cioè se lei alle 16.30, no, se lei alle 16.30, come disse Natalina, fosse uscita, sarebbe arrivata a scuola per le 17 circa, ma anche forse dopo le 17, quindi il rimprovero del maestro, il rimprovero che sarebbe stato molto posticipato come orario rispetto alle 17 della Casa Grande. Però ora, senza voler no, noi però siamo certi di quello che dice la Casa Grande, perché la Casa Grande ha una cognizione del tempo precisa, perché sta lì in un certo posto ad aspettare che accada qualcosa che la riguarda, quindi sì, perché aveva sott'occhio l'orologio. Assolutamente sì, perché alle 17.30 poi sarebbe iniziata la lezione di canto corale, che è l'ultima lezione alla quale ha partecipato Emanuela. Esatto. Oh, allora, e un'altra cosa che secondo me va spiegata o comunque va cercata di capire, perché poi sai, quando c'entra il SISD è sempre difficile capire, ma
quando il SISDE fa questi accertamenti sul distinto signore che lei appunto avrebbe incontrato, esce fuori questo orario 16:20, che è un orario strano, perché alle 16:20, se lei è uscita alle 16, beh, deve aver trovato subito, immediatamente, l'autobus ed è arrivata puntualissima lì per incontrarlo. E comunque siamo forse un po' stretti, no, con i tempi. Secondo te questo orario da dove esce fuori? Come ha fatto il SISDE a... Tu dici, bella domanda, adesso cioè, chiedi a me una cosa. E però qualche fonte devono averla pure avuta, no? O hanno fatto un calcolo a spanne? Secondo te che impressione hai avuto? Ma senti, allora, ovviamente la mia è un'impressione. È un'impressione, sì, voglio sapere la tua impressione. Insomma. È un'impressione, no, un calcolo a spanne lo escludo. Ecco. Assolutamente, assolutamente. Cioè, io attribuisco molta importanza al lavoro dei servizi, proprio perché comunque si avvalgono di persone per lo più affidabili. Poi sì, a volte poi ti può capitare la fonte che lungo periodo, medio lungo periodo, si dimostra inattendibile, però visto anche che queste informazioni comunque non finirono subito a disposizione dell'autorità giudiziaria, perché questa raccolta informazioni da parte del SISDE è stata visionata per la prima volta da uno dei magistrati che si è occupato dell'inchiesta Orlandi nel 1993, quindi io addirittura questo documento l'ho trovato nella seconda inchiesta giudiziaria nel 2013, e cioè è stato quando fu acquisito nel 2013. Quindi ecco, queste erano informazioni che sono rimaste al servizio. Quindi io, la mia impressione è che comunque quella loro ipotesi si poggi su elementi attendibili, ecco, non che abbiano raccolto la voce del primo che passava. Però ripeto, anche lasciando stare, cioè la contraddizione c'è al di là di quanto annotato dal SISDE, perché Natalina dice 16:30, Federica dice 16. Gli ufficiali Bosco e Sambuco dicono l'incontro alle 17, invece la Casagrande, che era lì alla Da Vittoria, dice no, alle 17 lei arriva a scuola e il maestro la brontola perché è arrivata tardi. Già questo è un cortocircuito, e già questo andava sistemato a dovere, lasciando stare i servizi. Poi tra l'altro il vigile nel corso degli anni ha cambiato più volte la sua versione. Perché, sì, certo, questo è importante da spiegare. Perché una volta ha raccontato addirittura che Emanuela non stava andando verso Piazza Sant'Apollinare, ma da Piazza Sant'Apollinare stava scendendo alle 17. Quasi che, cioè, quindi praticamente è come se lei fosse passata davanti alla Da Vittoria e poi invece di andare a lezione fosse scesa su Corso Rinascimento per incontrare questo finto uomo Avon. Che se fosse vero uno scenario del genere, significherebbe che lei aveva un appuntamento concordato, perché altrimenti non si spiega: se te esci da casa per andare a scuola di musica, ci passi davanti ma vai oltre, significa che sei già d'accordo con qualcuno. Anche è quello che ho pensato io, sì. È quello che ho pensato io, no? Perché lei va oltre la scuola di musica. Secondo quindi questa ricostruzione di Sambuco, che arriva però 10 anni dopo quanto aveva messo a verbale. Poi Sambuco stesso in un'altra intervista disse che l'incontro non era avvenuto alle 17 ma alle 19, quindi cioè siamo davanti a dichiarazioni che nel corso del tempo, anche per l'incedere degli anni che passano e che quindi possono annebbiare, confondere i ricordi, poi finiscono per svalutare la fonte stessa, cioè la persona che le enuncia. E è per questo che secondo me dobbiamo sempre fare molto affidamento su quello che viene dichiarato
nei primi istanti, anche perché poi questa non, certo, è una vicenda che è andata scemando, è uscita dalle cronache e ogni tanto qualche giornalista andava per riprenderla in mano e vedere di tirarci fuori qualcosa di interessante. È una vicenda che è sempre stata sotto i riflettori mediatici, e i riflettori mediatici poi, col passare del tempo, con la vita che ognuno di noi poi quotidianamente affronta, cioè certi ricordi possono mutare e quindi ti portano a dire, a distanza di tempo, il contrario magari di quello che avevi affermato all'inizio. Ecco, io sarei per dare credito, almeno viste le condizioni, appunto, alla testimonianza della Casa Grande. Ecco, diciamo che intorno alle 17, Emanuela si becca questa sgridata e poi che fa? E poi alle 17.30, con tutti gli altri studenti della Da Vittoria, va alla lezione di canto corale, lezione che si tenne insieme all'orchestra, il tutto diretto dal maestro Miserax, apprezzato compositore di musica sacra, sacerdote di origini catalane, e che faceva parte anche del consiglio direttivo della Da Vittoria. E questa lezione fu collegiale perché il 29 di giugno la Da Vittoria aveva un saggio in programma, tra l'altro mi pare proprio all'auditorium della Conciliazione, quindi erano proprio gli ultimi giorni dove si metteva appunto l'esecuzione dei brani per questo saggio. Questa lezione di canto corale che sarebbe terminata qualche minuto prima delle 19, perché alle 19 si sarebbe celebrata nella cappella della Da Vittoria la messa del 25esimo di matrimonio dei coniugi dell'Ellis, che erano due tuttofare della Da Vittoria. Ma cosa accade? Accade che Emanuela alle 18.40, stando alle informazioni che emergono dai verbali, lei lascia in anticipo la lezione. Attenzione però, perché di questa iniziativa lei mise al corrente diverse studentesse, perlomeno tre studentesse che io ricordi, due sono nei verbali, Maria Grazia Casini, Sabrina Calitti, e poi c'è una terza, era una studentessa con la quale io ho parlato molti anni fa, il nome non lo posso fare perché mi chiese l'anonimato, questa persona non è mai stata sentita dagli inquirenti. Fatto sta comunque che almeno tre persone appresero da Emanuela che lei avrebbe lasciato in anticipo la lezione perché aveva un appuntamento. Con chi avesse questo appuntamento, ognuna di queste tre persone non lo sa. Ecco, erano tre persone che avevano relazioni tra di loro? No, erano persone No, assolutamente. Con, per esempio, con questa persona qua che mi ha chiesto l'anonimato, loro erano vicine di posto nel coro perché entrambe facevano parte dei contralti, quindi le voci venivano sistemate. Ecco, però accade anche un'altra cosa, no? Immagino che tu la stavi per raccontare. Sì. Certo, lei esce dall'aula, chiede il permesso di andare via al maestro, il maestro glielo concede, lei esce e va a fare una telefonata. La Da Vittoria, tra le sue tante... diciamo, innovazioni rivoluzionarie. Innovazioni rivoluzionarie, aveva anche una cabina telefonica tra il terzo e il quarto piano. Lei fa questa telefonata a casa, dove chiede di parlare con la mamma, ma non c'era perché il padre e la madre quel pomeriggio erano andati a Fiumicino da uno zio. Quindi parla con Federica, la sorella, le fa presente di questa offerta di lavoro ricevuta prima di arrivare a scuola e le chiede che un consiglio. Federica le dice: guarda, lascia stare, lascia perdere, è una fregatura non dare conto a tutte queste chiacchiere, vieni a casa una volta che è finito. Lei dice che questo uomo
le aveva detto che si sarebbero riviste all'uscita dalla lezione, all'uscita dalla scuola. Vabbè, fatto sta comunque che chiude la conversazione e esce, ma esce molto di fretta. Esce molto di fretta, tanto che questa sia Raffaella Monzi, ma soprattutto questa Sabrina Galitti, se la vede passare davanti di corsa. Mentre lei era al telefono, la lezione era terminata, la lezione di canto corale, e ovviamente gli studenti avevano cominciato a guadagnare l'uscita. Tanto che Emanuela arriva sul piazzale di Santa Pollinare e c'era già un nutrito gruppo di studenti. Che fa lei? E qui accade un'altra cosa, però, che qui si apre la voragine, ma qui il primo interrogativo è riguarda la scelta che fa Emanuela. Emanuela, una smemoratezza, no? Come se lei si fosse dimenticata di qualcosa. Esatto, perché lei aveva appuntamento alla Corte di Cassazione al Palazzaccio con alcuni amici del gruppo del Vaticano. Si erano messi d'accordo per poi ritornare a casa tutti insieme. Quindi lei, una volta uscita da Santa Pollinare, sarebbe dovuta andare a destra verso via Zanardelli, avrebbe fatto il ponte, arrivava al Palazzaccio, gli amici erano lì che l'attendevano, e poi se ne sarebbero tornati a casa in Vaticano a piedi. Tanto che mi hanno raccontato, dice, tra l'altro eravamo d'accordo di vederci perché così avremmo messo a punto, volevano fare una gita al Luna Park dell'Euro nei giorni successivi e via dicendo. Lei però non va all'appuntamento con gli amici, ma va a sinistra, va su Corso Rinascimento, e non si capisce il motivo. Non si capisce il motivo. Lei fa un primo percorso con una compagna di studi musicali, Alessandra Cappai, però questa Alessandra la saluta subito, anche perché questa Alessandra prendeva l'87, che tra l'altro andava nella direzione opposta rispetto agli autobus che da Corso Rinascimento proseguivano verso Corso Vittorio Emanuele, e si dirige verso la fermata dell'autobus che al tempo si trovava di fronte al Senato della Repubblica. Arriva a questa fermata dell'autobus e lì si perdono per sempre le sue tracce, ma anche questo breve tratto è di nuovo foriero di enigmi. Intanto non si sa se lei l'abbia fatto da sola, sono 200 metri, anche meno forse. 200 non si metri. Sa se lei l'abbia fatto da sola o insieme a Raffaella Monzi, perché la Monzi ovviamente disse sì, abbiamo fatto questo tratto di strada insieme, lei mi parlò di questa offerta di lavoro, anche la Monzi le rispose sui toni della sorella. Arriviamo alla fermata, lei tra l'altro mi chiese se le conveniva o meno prendere il 26, che era un autobus, che l'avrebbe portata su Corso Vittorio, da dove poi sarebbe salita sul 64 per ritornare in Vaticano. Io le dissi, ma fai un po' te. Poi tra l'altro la Monzi quella sera aveva un saggio all'auditorium della Conciliazione, e quindi lei, io ho parlato con i genitori e i genitori mi hanno detto, dice, poi Raffaella quella sera era anche presa da tutt'altro, quindi proprio, cioè, non prestò nemmeno poi particolare attenzione a quello che le diceva Emanuela, anche perché poi noi dobbiamo immaginare che tutto questo che stiamo raccontando era una normale amministrazione sociale, cioè voglio dire, scene che si erano ripetute decine e decine di volte, quindi uno poi non ci presta nemmeno particolare attenzione. Ovviamente poi succede il fattaccio e allora tutto acquista una importanza assoluta. A questa fermata dell'autobus, invece, secondo Maria Grazia Casini, Emanuela era già presente, perché a questa fermata dell'autobus c'era anche Maria Grazia Casini, e stando alle parole della Casini, lei e la Monzi ci sarebbero arrivate insieme e lì avrebbero trovato Emanuela. Emanuela che però non era da sola. Ecco, e qui appare qualcosa di incredibile. Qui si arriva veramente all'abisso del caso Orlandi. Ecco, perché racconta bene questo passaggio, no? Perché ci sono poi svariate visuali di questo soggetto femminile che è insieme a lei, no? Ma che non si sa chi fosse. No, assolutamente. Allora, la Casini racconta che Emanuela era presente a questa fermata dell'autobus insieme a un'altra studentessa della scuola di musica.
fornisce anche la descrizione, non la conosceva, ma questa ragazza aveva la divisa della scuola, quindi comunque un elemento che la rendeva identificabile da un punto di vista formale. Non solo, la Casini aggiunse che era una ragazza bassa, con i capelli ricci, corti, scuri. La Cassini, la sera stessa del 22 giugno, quando Emanuela non era ritornata a casa, quando la famiglia, dopo averla cercata, non l'aveva trovata e legittimamente era stata assalita dalle preoccupazioni, cominciò a chiamare, parlò anche con la Cassini e la Cassini menzionò l'esistenza di questa ragazza fin da quella sera stessa in cui Emanuela è sparita per sempre. Ecco, tanto questo, che Natalina nella denuncia del giorno dopo la menziona subito. Poi che cosa accade a quella fermata? Accade che arriva l'autobus 70, lo prendono la Monzi, la Cassini, un'altra studentessa Tina Vasaturo e un altro studente Maurizio Cappellari, che era grande amico di Maria Grazia Cassini. I quattro salgono sul 70 affollatissimo e lasciano giù alla fermata Emanuela e questa studentessa. Ecco, c'è questa una visione quindi anche dall'autobus, no? Di Emanuela insieme a questa ragazza. E questa ragazza, e qui siamo proprio all'abisso, è l'abisso, perché questa ragazza in 40 anni, non è mai, quasi 40 anni, non è mai stata identificata. Non solo, è al centro proprio di un errore investigativo grave, indecente e inspiegabile. È inspiegabile perché, lo anticipo, poi ti lascio la parola. Lo devi dire perché questo è il passaggio, secondo me è il passaggio chiave di tutta la storia. Certo che è il passaggio chiave. Allora, Maria Grazia Cassini, la prima deposizione la fa ai carabinieri il 13 luglio 83. Il 22 luglio del 1983 viene ascoltata in questura dalla squadra mobile. Che cosa dice? Dice, questa è una davvero degli inediti di atto di dolore. Io quando ho trovato il verbale sono rimasto pietrificato. Racconta che Suor Dolores identificò questa ragazza e predispose un confronto, ovviamente nelle aule della scuola, tra questa ragazza e Maria Grazia Cassini. La Cassini anche alla questura disse che non ricordava il nome di questa studentessa. Non solo, aggiunse che, secondo quanto raccontò questa giovane, lei ed Emanuela quella sera sarebbero, e il condizionale è quanto mai d'obbligo, sarebbero arrivate fino in fondo a Corso Rinascimento e poi ognuna sarebbe andata per la propria strada. Ora, affermazione di una, cioè una bomba, un'affermazione del genere, è una bomba, te che fai? Te chiami subito Suor Dolores, dovresti chiamare Suor Dolores. Immediatamente. Convochi, sorella, venga un attimo, guarda, c'è questa testimonianza, lei che ci dice? E invece non è stato fatto nulla di tutto questo. Suor Dolores fu ascoltata il 5 e il 10 luglio, tra l'altro in uno di questi due verbali disse che lei aveva interrogato tutte le studentesse ma che non era emerso niente di significativo. E quindi questo deve essere bastato, no? Non è emerso niente di significativo, per cui... Comunque, nessuno la chiama, le parole di Maria Grazia Cassini rimangono lì, proprio... come un oggetto buttato in un angolo e lì dimenticato, sommerso poi dalla polvere del tempo. Suor Dolores fu convocata soltanto un'altra volta nel 1985 dal giudice istruttore Ilario Martella, che era diventato da poco titolare dell'inchiesta, però Martella non le chiese niente su questo passaggio. Ma aspetta, perché il SISDE, il 30 luglio del 1983, in un appunto, scrisse che avevano preso cognizione, insomma, erano venuti a conoscenza di questa studentessa, di questa ragazza, dice, e il reparto operativo dei carabinieri provvederà a identificarla. È stata identificata? No, perché questa ragazza, che io nel libro ho ribattezzato Rosa Blu, perché Rosa Blu,
secondo la simbologia floreale, è sinonimo di mistero, questa ragazza è rimasta avvolta dalla nebbia. E che Maria Grazia Casini non ricordi il nome è normale, perché, ripeto, erano più di 700 iscritti, non solo. Poi andavano molto per tanto strumento delle conoscenze, e poi anche per fasce d'età, e Maria Grazia Casini era di 6-7 anni più grande di Emanuela, quindi comunque aveva un altro giro di conoscenze. E questa ragazza, sempre la Casini, dall'aspetto fisico disse che era una coetanea di Emanuela. Quindi chi era questa ragazza? Ecco. E anche su questo c'è molto da raccontare. Sì, infatti. Ora, siamo arrivati al punto, perché oltre questo punto qualsiasi cosa noi possiamo raccontare, tu puoi raccontarci, sono ovviamente supposizioni. Assolutamente sì, però ecco, ci sono dei dati ora, di fatto. Però ci sono dei dati, esatto, dei dati di fatto. Dai. Ecco, allora io volevo chiederti, i dati di fatto ovviamente ci interessano, così come ci interessa anche, ma ci torneremo poi nella parte finale, abbiamo ancora un po' di tempo e quindi ci torneremo nella parte finale, perché ci interessa sapere quello che è emerso, quel pochissimo che è emerso dell'uomo dell'Avon, così come insomma ci interessano anche altre cose, cioè ci interessano ovviamente le tue conclusioni e anche su quello ci torneremo. Ora però, tu una ricerca l'hai fatta su Rosa Blu, cioè direi che hai dedicato anni, possiamo dire, no, a cercare Rosa Blu. Ecco, accennavi ai dati di fatto, no? E a questo punto vale la pena anche di citare, ne abbiamo parlato poi io e te, ne abbiamo parlato ieri, ecco, diciamo, tu intanto hai utilizzato certamente anche l'agendina per cercare Rosa Blu, ovvio, no? L'avrebbero, è quello che avrebbero dovuto fare gli inquirenti. Ecco, dell'agendina magari parliamo tra un po'. Quali sono i dati di fatto, tanto per cominciare, che tu, no, attribuisci a questo evento, all'evento, diciamo, della presenza di Rosa Blu, e che cosa hai escluso certamente durante la tua ricerca di Rosa Blu? Allora, i dati di fatto sono questi, che ci sono due studentesse che hanno rilasciato delle versioni che si contraddicono su quanto videro la sera del 22 giugno 1983 su Corso Rinascimento, una volta uscite da scuola. Queste due studentesse sono Laura Casagrande e Sabrina Calitti. I nomi sono agli atti, questo dato di fatto emerge dal confronto degli atti. Perché? Perché il 27 giugno 1983, 5 giorni dopo la scomparsa di Emanuela, un ispettore della polizia, l'ispettore Dessì, fece una relazione che ovviamente ricostruiva gli ultimi momenti di quella infausta sera. Che cosa c'è scritto in quella relazione? C'è scritto che Laura Casagrande, Sabrina Calitti, Raffaella Monzi e anche Maria Grazia Casini videro Emanuela per l'ultima volta alla fermata dell'autobus su Corso Rinascimento. Il 29 luglio 1983 viene ascoltata Sabrina Calitti. Sabrina Calitti dice che lei, Emanuela, l'ultima volta l'aveva vista sul portone dell'istituto di Santa Apollinare, sulla piazza all'ingresso della scuola di musica. E quando passò sul Corso Rinascimento, alla fermata dell'autobus, Emanuela non c'era più. Quale delle due è vera? Questo è un dato di fatto, è una contraddizione. Come contraddittoria la deposizione che fa Laura Casagrande
il 4 agosto con quanto scritto dall'ispettore Dessì. Perché che dice Laura Casagrande? Dice che lei salutò le amiche e anche Manuela sul piazzale della scuola. Perché? Perché aveva fretta di arrivare a casa e quindi si incamminò velocemente sul corso di Rinascimento insieme a un'altra studentessa della scuola, una certa Maria Teresa. Lei durante il tragitto dice che ogni tanto si girava indietro per vedere dove fosse il gruppetto con Emanuela, se non che a un certo punto voltandosi per l'ennesima volta non la vede più, arriva poi in fondo a Corso Rinascimento, si ferma alla fermata del 64 che stava e che c'è credo tutt'oggi lì su Corso Vittorio, su Corso Vittorio. E niente, quindi lì chiese anche notizie ad altri ragazzi della scuola se per caso avessero visto Emanuela. Però voglio dire, secondo la relazione del 27 giugno, la Casagrande vide Emanuela alla fermata dell'autobus su Corso Rinascimento. Quindi come stanno le cose? Anche lei, dov'è che la vide per l'ultima volta? Sul piazzale della scuola o lì alla fermata? Sia la Calitti che la Casagrande, io ricostruisco tutto. Allora, Calitti e Casagrande poi sono state anche ascoltate nel corso della seconda inchiesta giudiziaria, era il 2008, e entrambe hanno detto di non ricordare perché era passato tanto, cioè di non ricordare nulla dell'epoca perché erano passati tanti anni. Non è che gli siano state fatte delle domande specifiche, ma allora qui emergono dei dati che non collimano, niente di tutto questo. Altro dato di fatto: in apertura abbiamo parlato dell'insegnante del coro della parrocchia di Sant'Anna che stimava tantissimo Emanuela e che era, per la sua bravura nel canto, e che era uno studente della Da Vittoria. Ebbene, il 21 luglio del 1983 questo studente viene interrogato dalla squadra mobile. Che cosa racconta? Racconta che lui, informato da Natalina Orlandi che era sparita, Emanuela non si trovava più e tutto quanto, fece cominciò a sentire persone che fece un giro di telefonate e parlò con una certa Federica, che le disse di essere stata anche lei e di aver visto Emanuela per l'ultima volta lì alla fermata dell'autobus di fronte al Senato perché c'era anche lei. Il dato di fatto qual è? E quindi abbiamo un'altra persona che era presente nel luogo del misfatto. Di questa Federica però nel verbale di questo studente c'è soltanto il nome, non c'è il cognome, ma non solo, non si sono mai presi la briga di andare a capire chi fosse questa Federica, convocarla, ascoltarla. Tu hai sfogliato l'agendina. Io ho sfogliato il diario di Emanuela. Comunque l'agendina, che almeno ci si intende meglio. E i programmi dei saggi della scuola di musica, esatto, dove ho raccolto tantissimi, veramente decine e decine di nominativi. L'unica Federica che c'era non era questa Federica qua, perché a parte che era molto più piccola, non conosceva Emanuela, e ci ho parlato poi, tra l'altro è anche una collega perché fa la giornalista. Consultando l'agendina di Emanuela viene fuori che c'era tra i suoi contatti una Federica, anche questa senza cognome, e caso vuole che fosse appunto che fosse l'unico contatto del diario di Emanuela senza cognome. L'unico contatto senza cognome. C'era poi, e qui si ritorna alla
alla caratteristica burlona di Emanuela, c'era poi il contatto di un compagno di Flauto, certo Umberto, e lei aveva scritto che come cognome gli aveva dato Umberto Balsamo, come il noto cantante, e invece aveva un altro cognome, quindi questo insomma per sottolineare anche la predisposizione scherzosa. E comunque, dato di fatto che alla fermata di quell'autobus ci fosse anche un'altra studentessa che nessuno si è mai preso la briga di cercare o di chiedere anche a questo studente, scusa, il cognome. Poi e questo nome Federica è senza cognome anche nel diario, e il nome Federica del diario è al centro di un altro marasma nero. Perché cosa fa la polizia? La polizia prende il numero di telefono, fa gli accertamenti, chiama una signora di oltre 60 anni, tra l'altro, signora, insomma, già avanti con l'età. Le chiedono di Emanuela Orlandi, questa cade dalle nuvole, dice, chi la conosce? Cioè, mai sentita? Dice, il nome non mi dice assolutamente nulla. Io ho confrontato, a me non tornava sta storia, come questa non sa nulla, e poi non hanno fatto più nulla. Ho confrontato il verbale con il numero di telefono, la polizia aveva sbagliato a leggere il numero di telefono, per cui aveva confuso la penultima cifra, per cui aveva chiamato una persona che non, ovviamente, che non era la titolare di quell'utenza. Mi metto a fare delle ricerche su quell'utenza. Scopro, cioè, tu che fai le ricerche su quell'utenza, perché la polizia ha chiuso così. La polizia ha chiuso, sì, la polizia si è fermata lì. Io dal tuo libro non emergono altri elementi, diciamo, che potrebbero stare nelle carte, cioè non ci sono carte che dicono e poi abbiamo fatto altre ricerche, abbiamo sbagliato numero, no, niente di tutto questo. Si fermano lì, perché questo numero finiva con 88 e loro 88, invece, sì. Loro l'essero 38. Allora io mi sono, col 2017, quando trovo questo verbale e quando spalanco gli occhi davanti questa incompatibilità, comincio a fare delle ricerche e ricavo l'informazione che questo numero dal 1991 fino al 1995 era stata l'utenza di Telepace. Cos'è Telepace? Telepace è un'emittente televisiva cattolica molto cara a Giovanni Paolo II, che aprì la sede a Roma col 1990. Quindi nel 1983 questo numero ovviamente non poteva appartenere a Telepace. A chi apparteneva? Non sono riuscito ad avere una risposta, ma soprattutto Telecom, nonostante io abbia fatto scrivere a un avvocato, gli abbiamo mandato che ha mandato loro una PEC, quindi c'è comunicazione ufficiale, loro non ci hanno una richiesta motivata, insomma, tutta un'istanza con tutti i crismi del caso, e loro si sono rifiutati di dare questa informazione, e quindi è un mistero, anche perché a scuola, in classe, non c'era nessuna compagna che si chiamava Federica. Io ho fatto una ricerca anche nelle altre sezioni dell'istituto, trovai due o tre ragazze che si chiamavano Federica. Ho controllato attraverso i loro cognomi con gli elenchi telefonici dell'83, ho visto che non erano quella Federica del diario, perché avevano un altro numero di telefono. Tra l'altro, il numero di telefono della Federica del diario apparteneva alla zona della Balduina. Zona Balduina è una zona residenziale di Roma e tra l'altro poco sopra il Vaticano. 3-4, sì. La Balduina, sì, 345. Poi 345. C'è da chiedersi anche, io poi ho chiesto anche a Telepace se loro quel numero di telefono l'avessero ereditato oppure fosse stato loro assegnato. Telepace ha risposto con la modalità preferita
da chi vive sotto il cupolone o gravita nell'orbita del cupolone, ovvero il silenzio. Il silenzio. Ovvero il silenzio. Questa Federica non era presente nel gruppo degli amici del quartiere. Chi era questa Federica? Poi, tra l'altro, Emanuela, tra parentesi, ci scrisse: indovina chi è. Indovina chi è. Indovina chi è. Quindi cosa aveva di particolare questo nome? Cosa aveva di particolare questo numero di telefono? Poteva essere la Federica della Da Vittoria? Questi interrogativi, queste domande, a distanza di 40 anni, pesano tantissimo. Sono dei macigni e non possono essere accantonate, perché soprattutto dopo 40 anni di nulla, perché se noi guardiamo la storia di Emanuela a 360 gradi, guardiamo tutto il fumo che l'ha ricoperta, i depistaggi, le suggestioni, i complotti, trame buone per sceneggiature cinematografiche che non avevano niente a che vedere con lei, e non ci si accorge poi alla fine, se si stringe, e siamo rimasti lì, siamo rimasti a quella sera, siamo rimasti a Corso Rinascimento, siamo rimasti a quella stramaledetta fermata dell'autobus di fronte al Senato. Per cui tutte queste domande devono avere una risposta. La soluzione del caso passa da questi punti. Questi sono i passaggi, è veramente come una scala, un gradino dopo l'altro, e si arriva in vetta, dice un detto cinese, no? Anche il cammino più lungo comincia col primo passo. E qui di passi non ne sono stati fatti, anzi, semmai questa scala, invece di volerla salire, sembra quasi che si sia voluta scendere, o che ci si sia voluti fermare ai primi gradini e stop. Tornando poi alla mia ricerca, che questa è una parte del mio tentativo di arrivare a questa rosa blu, io contattai anche l'altra. Ma tu hai mai pensato, rispondi solo a questo, perché diciamo sì, è un po' una cosa che mi sono chiesto, tu hai pensato che Federica potesse essere rosa blu o no? L'ho pensato, cioè almeno per come ragiono io, le penso tutte, quindi ho pensato assolutamente sì. Perché leggendoti per un po' ho avuto la sensazione che tu avessi trovato, questa è la prima volta che ho letto il libro, d'estate tra l'altro, ho avuto la sensazione, seguendo i tuoi ragionamenti, che tu un po' ne fossi convinto, no? Ecco, poi però dici che probabilmente, come dire, bisogna fermarsi lì, non c'è modo di andare oltre. Certo, quel numero è rimasto, no? Sta lì. Quel numero è rimasto, ma poi per esempio io ho parlato anche con appunto questo studente, ex insegnante del coro della Cappella di Sant'Anna, e lui, questa Federica, tutt'oggi non si ricorda il cognome. Però lui si è messo a disposizione, io li riconosco questo, e tra l'altro fu anche molto dettagliato nel racconto di Emanuela, nella descrizione di Emanuela, però ripeto, atteggiamenti come questo per me rientrano, ecco, nella normalità, quando si pensa che sono passati, io con questa persona ci ho parlato nel 2017, certo, sono passati certo 34 anni. Invece quello che mi ha così fatto inarcare il sopracciglio, non posso dire drizzare i capelli perché c'è ben poco da drizzare, siamo accomunati da questo, invece Sabrina Calitti e Laura Casagrande con me non hanno voluto parlare, anzi una di queste due mi ha anche respinto in malo modo. A distanza però è stata molto sbrigativa e molto netta. Tra l'altro io, quando la contattai, non avevo ancora le informazioni che poi ho trovato nei verbali, intendiamoci. Una di queste, quando l'ho contattata, non avevo ancora le informazioni che poi ho trovato nei verbali. Non solo, poi sono andato a cercare anche, ho parlato con tutte le persone certe che erano alla fermata dell'autobus, quindi Maria Grazia Casini, Maurizio Cappellari,
Cristina Vasaturo. Ho parlato anche con Raffaella Monzi, i genitori, e con lei, e, però loro di questa ragazza non avevano proprio, non avevano nemmeno più memoria. Addirittura Maria Grazia Casini, insomma, dovetti rileggerle anche i verbali. I verbali. Anche lei stessa, quando poi fu richiamata dai magistrati, non rammentava più nulla. Questo è comprensibile, può accadere. Però Maria Grazia Casini c'ha un pregio, cioè è la persona più attendibile. E Maria Grazia Casini, in quelle tre deposizioni nell'arco di 2 settimane, lei ha sempre raccontato per filo e per segno il fatto. Tra l'altro, appunto, poi lo disse subito alla famiglia. Quindi, cioè, lei è il punto, cioè le sue parole sono il punto di partenza e sono il trampolino che ci possono permettere di avvicinarci alla verità del mistero. Perché? Perché Rosa Blu quella sera ha visto dove è andata Emanuela, e l'errore poi che hanno fatto gli inquirenti è aver pensato che Emanuela sia stata rapita, quindi sia stata oggetto di un atto violento, come qualcuno che l'abbia caricata a forza in macchina, quando invece siamo su Corso Rinascimento, la via più trafficata di Roma di giorno e di notte, dopo le 7 di sera a giugno, è pieno giorno, siamo di fronte al Senato, ci passano politici, turisti, cittadini di ogni ordine e grado. Quella sera addirittura lì a Piazza Navona c'era un concerto, quindi c'era un sovraffollamento tale a che nessuno si mette a rapire poi una adolescente così all'aperto. Ma stiamo scherzando? Tra l'altro, ti dico anche questo, per farti capire come è follia pensare a un rapimento. Nella agendina di Emanuela c'è anche il contatto di una certa Cinzia S, che io ho individuato l'anno scorso, a gennaio. Ci ho parlato al telefono, lei tra l'altro si è meravigliata che il suo nome fosse nell'agendina di Emanuela, dice: ma io forse l'avrò conosciuta, perché questa Cinzia S era amica di Fabiana, una compagna di classe di Emanuela al primo anno di liceo, che qualcuno ha addirittura accusato o comunque ha paventato che potesse essere lei la Rosa Blu. Questa Cinzia S mi ha raccontato che lei quando aveva 12-13 anni fu oggetto di un tentato rapimento, perché un pomeriggio suonarono a casa, lei scese e c'erano due ragazzi a bordo, tra l'altro, di un'auto lussuosa, che la chiamarono con una scusa e cercarono di caricarla a forza in macchina, se non che lei si mise a gridare, si affacciarono le persone alle finestre, poi lei riuscì anche a divincolarsi e quindi scappò a un tentato rapimento. Però questo avvenne sotto la sua abitazione, lei abitava in una zona di Roma molto riservata, molto dove residenziale, davvero, totalmente residenziale, quelle zone totalmente residenziali. Ora non mi ricordo se fosse proprio residenziale, ma comunque una zona, una via secondaria, quindi cioè dove non c'era né traffico di auto né traffico di persone. Quindi cioè, se uno vuole tentare di rapire poi tra l'altro una ragazza, ma lo fa prendendo tutte le cautele del caso per portare a termine la sua azione malvagia. Pensa soltanto, per dire, a Mirta Corsetti, no? Che fu rapita nel 1981, quando a mezzanotte, col buio, no? Poi tra l'altro dove erano? Là sul mare, ora non mi ricordo se era Torvaianica, Ostia. Sì, tra Torvaianica e Ostia, sì. Ecco. E Polghetti lo rapirono di notte. Certo. Non ti metti a rapire una persona di giorno. Poi quindi probabilmente si trattava di balordi. Però la macchina... Io, cioè... no, qual è la tua idea? Qual è la tua idea? La mia idea è che, visto che poi agli atti nessuno parla, nessuno notò niente di strano, di insolito,
perché un atto insolito attira l'attenzione, un atto ordinario non attira l'attenzione. Quindi Emanuela quella sera sta lì su una macchina o seguì una persona che ben conosceva, una persona di cui si fidava, una persona che io escludo, tendo a escludere sia questo finto uomo Avon, perché Emanuela, appunto, ragazza diffidente, con gli estranei, con gli sconosciuti, non avrebbe seguito una persona che aveva conosciuto da poche ore. Quindi qui e poi se fosse stato il finto uomo Avon, questo furbetto del rossettino, insomma, la vicenda sarebbe stato un banale caso di cronaca e non avrebbe avuto l'eco mediatica che ha avuto, che ha ricevuto per tutti questi anni, e soprattutto non sarebbe stata oggetto sistematico di tutti i depistaggi e le costruzioni più, le architetture più fantascientifiche che ha ricevuto. Ecco, cioè, senza contare che poi voglio dire che si sarebbe risolto per forza, perché ci sono dei normali casi di cronaca ancora insoluti di persone che a malapena sono finite sulle pagine dei giornali. Però, ripeto, tutta questa cortina fumogena quarantennale non ci sarebbe mai stata se fosse stato un caso di cronaca semplice. Ecco, diciamo una cosa, no? Diciamo che appunto ne stavamo parlando proprio ieri, che in questa agendina ci sono persone mai ascoltate, ma questa agendina probabilmente non è nemmeno comprensiva di tutto il mondo relazionale di Emanuela. No, ti basti pensare che per esempio queste due studentesse, Laura Casagrande e Sabrina Calitti, nell'agendina di Emanuela non ci sono, non c'erano. Quindi, ecco, quindi è incredibile. Cioè... Loro due, ma come anche questa Tina Basaturo di cui vi parlavo, ma lasciando tra l'altro il mondo della scuola di musica, ci sono persone che non sono state ascoltate, assolutamente. Persone che non sono state ascoltate, una di queste è quella amica di Emanuela che ho citato in apertura, che aveva frequentato le medie e le elementari. Sì, della quale abbiamo parlato. Sì, sì, quella che ricevette da Emanuela la confidenza dell'incontro ravvicinato con un ecclesiastico nei Giardini Vaticani. Diciamo un incontro molesto. Sì, un incontro che turbò tantissimo Emanuela, stando alle parole di questa amica. Questa non è mai stata sentita, eppure nome e cognome e numero di telefono erano sul diario. Io sono arrivato a lei grazie a questi dati, perché poi li cercai sull'elenco telefonico del 1983 e per una volta ebbi anche un po' di fortuna nello scoprire che comunque aveva sempre dei contatti con l'indirizzo del 1983, perché vi abitavano i genitori, e attraverso questo ponte riuscì ad arrivare a lei, e lei poi mi svelò questa notizia che era sempre tenuta per sé, a differenza di quanto poi ha dichiarato nella docuserie di Netflix, e anche soprattutto a differenza di quanto affermato da Netflix, perché Netflix se l'è intestata come un inedito. Non è per niente un inedito, perché ecco, io questa persona, sì, no, voglio dire, la prima edizione del mio libro è del 2016, o io sono un mago e riesco ad anticipare con 6 anni le notizie, e allora mi metto anche a fare altro, visto che so prevedere il futuro, oppure forse quella notizia non è un inedito di Netflix, ma forse è un'apparenza, sensazione. No, comunque, questa è un... Ci questa tenevo è che lo dicessi, perché ho visto anch'io, ovviamente, Vatican Girl, e devo dire che, insomma, c'è poco da fare.
le cose stanno esattamente come tu le stai contando. I fatti sono questi. Ora, la torre, diciamo, di Pisa pende, poi qualcuno se la vede dritta o ha bisogno di un oculista o ha bisogno di uno psichiatra, perché ha una visione del mondo un po' particolare, non aderente all'allergia. Sono molto contento di quello che abbiamo raccontato. Io dico che, a parte che ci torneremo, magari cercando di capire anche tutta quella sovrastruttura che si è creata, che si è attaccata al caso, e lo faremo se a te va. Ma diciamo, ci diamo magari un po' di tempo per prepararlo bene, perché poi entrare in quelle stanze complesse, complicate, non è semplice. Qui però di stanze ce ne sono altre, anzi ci sono dei giardini, ecco, no? E tu, diciamo, scrivi un capitolo finale. Adesso noi non lo vogliamo spoilerare, naturalmente, io non mi era anche venuta voglia di leggerne dei passaggi, ma non lo farò. Vabbè, dei passaggi magari si può, esatto. un assaggio fallo, dai. Ci sono dei passaggi che sono splendidi, e devo dire che l'attacco mi piace molto. Ora, è come se ci trasferissimo, questa è la sensazione che dà al lettore, no? Che è arrivato a pagina 394 e si trova di fronte a Il cielo sopra San Pietro, bellissima come immagine. Il trasferimento è un trasferimento in una dimensione metafisica, cioè anzi in una dimensione in una dimensione letteraria. C'era un solo modo per far parlare, per dare voce a questa ragazza, e tu sei riuscito a trovarlo. Cioè, c'è questo incontro, che è un incontro in una dimensione che non è quella nella quale viviamo noi in questo momento, no? È una dimensione altra, e lì accade qualcosa. E io, diciamo, che leggo dalla prima pagina, no? Proprio per dare la sensazione a chi ci sta ascoltando, no? Di come da un'indagine, no? Perché fino a pagina 394, no? Tu hai raccontato, no? Nei dettagli il ruolo avuto dai servizi, dal Vaticano. Dal Vaticano, dalla banda della Magliana, ecco, ma è tutto quello che in qualche modo, no, è accaduto dopo. Poi a un certo punto il lettore legge queste cose, legge questa storia. Quando la vide, Vera ebbe un sussulto che pietrificò il suo cammino. Era uguale a come la ricordava. I capelli lunghi, scuri come gli occhi, e il viso dai lineamenti adulti che la facevano sembrare più grande dell'età che aveva. Stentava a crederci. Era trascorsa un'eternità dall'ultima volta che l'aveva vista, la mattina del 19 giugno 1983, quando, dopo la messa della domenica nella parrocchia di Sant'Anna, dentro le mura vaticane, aspettarono il pranzo giocando nella vicina piazzetta di Sant'Egidio. Come era successo in tante altre occasioni, come avrebbero fatto nelle settimane successive. La scuola era appena finita, un'estate si stendeva davanti ai loro 15 anni, alla loro spensieratezza. Quella che spinse Vera, 3 giorni dopo, a saltar sopra il motorino di un'amica e andarsene dalle parti di Roma Nord. Quella sera non sarebbe andata con gli amici ad aspettare Emanuela all'uscita della scuola di musica,
tanto si sarebbero riviste già all'indomani. Ignorava però che di quella sua amica d'infanzia, ora distante solo pochi passi e intenta a raccogliere i fiori che abbellivano l'intenso verde di quel giardino nel quale entrambe si trovavano, non ne avrebbe più avuto notizia. Ma soprattutto ignorava che non ne avrebbe mai conosciuto il motivo, perché Vera crebbe, terminò gli studi, trovò un lavoro e diventò mamma, ma non seppe mai che fine avesse fatto Emanuela, con la quale andava alla stessa scuola, il convitto nazionale Vittorio Emanuele II, e trascorreva il tempo libero col gruppo degli amici dell'Azione Cattolica. Ecco, tu immagini appunto questo incontro, no? Con Vera, che in qualche modo ha vissuto la sua vita, e Emanuela, che a 15 anni, insomma, la sua vita l'ha, almeno da questa parte, no? L'ha finita. Ecco, e qui dici delle cose che sono estremamente interessanti, per cui invito chi ci sta ascoltando a prendere, se non l'hanno fatto immediatamente, a ordinarlo, atto di dolore, e ovviamente a leggere tutto il libro, non andare a quel capitolo finale, perché è l'effetto quasi estraniante che provoca, no, il cambio di narrazione che serve a trasportare proprio, no, in una dimensione e a renderla credibile, ma non la dimensione, a rendere credibile quel dialogo. Ecco, per cui invito davvero chi ci sta ascoltando a leggerlo. Ora, io ho capito come la pensi leggendo il tuo libro, poi ci siamo anche confrontati e devo dire che la penso come te. Credo che se ci sono telefonate, se ci sono domande, questo è il momento di farle. Intanto, ecco, in questo lungo, in realtà non è nemmeno tanto lungo, però insomma in questo dialogo, perché poi è un dialogo, vengono fuori le cose che in qualche modo, a cui in qualche modo abbiamo accennato, ma viene anche fuori un mondo, no, che è quello chiuso dentro le mura vaticane, che è un mondo dove poi, ecco, magari sembra esserci, e questo lo dice Emanuela, per cui lasciamo che sia lei a dirlo, dove poi magari succede che Emanuela magari non accetta di salire in macchina con qualcuno, non accetta di intrattenersi a parlare con qualcun altro, ma soprattutto avverte che questo qualcuno e questo qualcun altro magari non sono proprio così trasparenti nel rapportarsi e nel relazionarsi con lei. E tu accenni appunto a questo mondo, ma accenni anche alla scuola. C'è un accenno anche alla scuola. Ecco, io credo che hai fatto la scelta giusta, non si può dire di più, non possiamo dire di più, no? Ma tu sei uno dei pochi che ha avuto il coraggio di dirlo. Poi sappiamo che cosa pensa Pietro Orlandi, ma appunto, ecco, tu hai certamente avuto il coraggio di dire qualcosa che invece altri non hanno avuto, nel senso che poi forse si sono lasciati trasportare dal grande marasma, no, della banda della Magliana, degli scambi di prigionieri e cose di questo tipo. Per cui
c'è poco da fare. Chi ha ucciso, no, non diciamolo, chi ha rapito Emanuela, beh, insomma, o la conosceva oppure si è avvalso di qualcuno o di qualcuna che Emanuela conosceva e si fidava, magari come passaggio. Ecco, e questo qualcuno, ahimè, dobbiamo dirlo, perché questa è la sensazione che si ricava. Io mi sono letto tutte le carte che tu hai pubblicato, un po' ne avevo. La sensazione che si ricava è che c'è poco da fare, è lì dentro che c'è il mistero. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Quello che dici è, hai fatto un'analisi molto accurata, molto, molto chiara, molto precisa. E per capire quello che è successo a Emanuela bisogna guardare dentro casa sua, perché il muro di silenzio più grande è stato eretto proprio dallo Stato di cui lei era cittadina, uno Stato che si è sempre rifiutato di collaborare con le autorità inquirenti italiane. E il Vaticano è un mondo ovattato, mondo all'insegna della forma, un piccolo mondo dove domina la perfezione, dove c'è questa ricerca ossessiva della perfezione da un punto di vista proprio formale. Beh, se uno fa una passeggiata in Vaticano non trova nemmeno una foglia fuori posto, se guardi i giardini vaticani non trovi nemmeno un ago di pino dove non deve stare. E il Vaticano, nei confronti della scomparsa di Emanuela, ha sempre giocato a non collaborare, ha sempre giocato a insabbiare, eppure ci sono dei suoi elementi, dei suoi personaggi, delle sue figure che qualcosa da raccontare avrebbero da raccontarlo sia per i ruoli che ricoprivano all'epoca nella loro carriera professionale, sia perché alcune di queste figure comunque frequentavano anche Casa Orlandi, perché in Vaticano il Vaticano è composto sia da figure laiche che da figure ecclesiastiche, per forza di cose. Il Vaticano è una monarchia teocratica, temporale, assoluta, il monarca è assoluto, il Papa, quindi è inevitabile che gran parte della sua popolazione siano cardinali, vescovi, sacerdoti. E appunto alcuni di questi cardinali erano soliti frequentare Casa Orlandi. Ecclesiastico in particolare che io ho provato anche a contattare e lui però si è rifiutato di parlare, era vicino alla famiglia e tra l'altro dopo la scomparsa di Emanuela, alcuni mesi dopo, iniziò poi una carriera diplomatica che lo portò in giro per il mondo per circa un quarto di secolo. I tentativi degli inquirenti di scalfire questo muro ci sono stati in una fase dell'inchiesta, perché sia il giudice, l'istruttore Ilario Martella, sia la collega poi Adele Rando hanno inoltrato le rogatorie per o ascoltare alcuni di questi alti prelati oppure per
acquisire la documentazione che il Vaticano aveva a Emanuela, sulla scomparsa di Emanuela Berlanga. E però il Vaticano ha sempre fatto muro. È un atteggiamento inspiegabile. Addirittura alla rogatoria di Martella del 1986 risposero che loro avevano già inviato tutto il materiale in loro possesso al precedente inquirente Sica, se non che, e anche questo è stato messo nero su bianco, non c'è traccia negli atti di questo materiale che il Vaticano dice di aver inviato a Sica. Quando la giudice Rando chiese di poter ascoltare una serie di prelati, questi risposero soltanto in forma scritta, le fu impedito proprio di, non le fu concessa la possibilità di avere un'audizione come si deve, come è previsto. Questo ecclesiastico di cui parlavo poco fa non è mai stato interessato dall'attività degli inquirenti, ma in forma conoscitiva, intendiamoci. Come non sono stati, per esempio, ascoltati i docenti ecclesiastici della scuola di musica. L'insegnante di pianoforte di Emanuela era un prelato che poi negli anni non è stato nominato direttore del coro della cappella di Sant'Anna, la chiesa lì in Vaticano, e questo era una persona che si lamentava con la mamma di Emanuela perché Emanuela non rifiutava i suoi inviti a tornare a casa in macchina. Lui le proponeva un passaggio, diceva: ti riaccompagno io, torniamo insieme e tutto quanto. Lei però si rifiutava e lui di questo particolare se ne lamentava con la mamma. Tra l'altro avevo provato a parlarci, lui in un primo momento si era dimostrato disponibile e poi invece ha fatto marcia indietro. E questa, quindi il Vaticano, oltre a non avere mai essersi messo di fatto a disposizione come dovrebbe fare uno Stato nel momento in cui scompare una cittadina, cioè noi non dimentichiamoci che poi Emanuela è stata la prima cittadina vaticana a sparire. Il Vaticano ufficialmente nasce alla fine degli anni 20 del Novecento e lei è la prima che improvvisamente svanisce nel nulla. Il Vaticano si sarebbe dovuto mettere a disposizione delle autorità italiane, non l'ha fatto. Poi c'è stato anche questo atteggiamento, comunque questo trattamento di riguardo in certi casi nei confronti di Oltretevere, ma si parte proprio dai livelli più bassi, perché voglio dire, questi insegnanti della scuola di musica non sono stati ascoltati anche qui in forma conoscitiva, comunque erano gli insegnanti non tanto della scuola, erano gli insegnanti proprio di Emanuela. Il Vaticano poi impose il silenzio a un suo ufficiale della Vigilanza Vaticana poco prima che si presentasse in procura dove era stato convocato. Allora sovrastante della Vigilanza Vaticana era stato convocato per la scomparsa di Mirella Gregori, un'altra quindicenne romana di cui si persero le tracce 44 giorni prima di Emanuela, e pochi giorni prima di presentarsi in procura ricevette una telefonata dove gli fu detto: che stai te di Orlandi, te non sai nulla, le notizie che noi abbiamo sono arrivate dall'esterno, non dire che la cosa è andata alla segreteria di Stato. Tra l'altro questo funzionario non era stato convocato per la storia di Emanuela, era stato convocato per la storia di Mirella Gregori. D'accordo che i due casi erano nelle mani dello stesso inquirente, però formalmente lui era stato chiamato per Mirella Gregori. Quindi c'è questo giocare d'anticipo, questo mettere le mani avanti, perché poi a
all'interno della scuola di musica io ho parlato con, ho trovato delle studentesse che non sono mai state nemmeno cercate dagli inquirenti, hanno rilasciato in un caso una testimonianza molto molto forte, molto forte, di una macchina che negli ultimi tempi passava a prendere Emanuela all'uscita dalla scuola di musica. Con Emanuela, che a questa persona chiese in qualche circostanza se avesse voluto un passaggio per rientrare a casa, questa si è sempre rifiutata. Esatto, non è... sono due elementi diciamo estremamente interessanti che dovevano essere approfonditi. Dovevano essere approfonditi anche perché questo elemento della macchina ritorna in tre lettere che arrivano tra il 1993 e il 1995 agli inquirenti. In queste tre lettere si parla di un prelato, si fa addirittura anche il nome, io nel libro ovviamente il nome non l'ho riportato, comunque si fa anche il nome di questo prelato, che sarebbe stato colui che quella sera a bordo di una macchina scura avrebbe sarebbe passato a prendere Emanuela all'uscita da scuola. Poi queste lettere, gran parte delle lettere anonime, hanno qualcosa di verosimile e hanno qualcosa invece di inverosimile, perché in una di queste si afferma che poi Emanuela il giorno dopo sarebbe stata riaccompagnata a Roma, sarebbe stata lasciata alla piramide giù a Ostiense e da lì poi lei se ne sarebbe andata per proprio conto fino a far perdere le sue tracce perché si vergognava di ritornare a casa. Nel 1993 il cardinale Oddi rilasciò un'intervista nella quale addirittura arrivò ad affermare che che lui aveva sentito raccontare nei pressi della libreria del Vaticano che Emanuela quella sera sarebbe addirittura rientrata a casa, che c'era una macchina che l'avrebbe attesa fuori dalle mura, dove lei poi sarebbe risalita fino a sparire per sempre. Quando questa notizia fu portata all'attenzione di Ercole Orlandi, c'è un'intervista, io la cito nel libro, la giornalista chiese a Ercole Orlandi di queste dichiarazioni del cardinale Oddi, e lui disse: io non escludo nulla. Parole fortissime, ma che tra l'altro poi Ercole Orlandi poco prima di morire disse, rilasciò altre affermazioni molto forti, ovvero: io sono stato tradito da chi ho servito. Voglio dire, cioè, lui ci ha lavorato una vita là dentro. Sì, è davvero inquietante. Ed Ercole Orlandi è al centro di un'altra faccio fatica ormai a trovare anche le parole per definire un certo modus operandi degli investigatori. Perché Ercole Orlandi intanto fu il padre di Emanuela, il padre della vittima, fu sentito per la prima volta il 9 luglio del 1983. Siamo a 17 giorni dalla scomparsa. Stiamo parlando del padre della vittima. Per 17 giorni questo non se l'è filato nessuno. Non è normale. E in quella lunga audizione nessuno che gli avesse chiesto la domanda fondamentale: Emanuela come tornava da scuola di musica? Questa domanda, uno dei primi, se non il primo, a fargliela sarà poi il giudice Martella molti anni dopo. E lui disse appunto che Emanuela negli ultimi tempi, con la bella stagione, ritornava da sola. Lì in Vaticano Emanuela aveva anche altre amiche, figlie di magari, che ne so, uomini della gendarmeria, c'era un'altra, questa qui non era nemmeno nel diario,
Invece poi nel diario c'è il nome di un'altra ragazza che anche lei viveva in Vaticano, perché anche lì il padre aveva un ruolo nell'amministrazione. Queste sono persone che non sono mai state ascoltate, persone che io ho cercato, persone che si sono rifiutate di parlare, persone che si ricollegano al passo che hai letto e alle cose che poi hai detto, ovvero di qui in terra, su questo pianeta, tra di noi ci sono tante, ci sono una serie di persone che sono al corrente di informazioni che possono istradare verso la verità, verso la soluzione del caso. Soluzione del caso che deve essere cercata oltre quelle mura, perché quello è l'ambiente di provenienza di Emanuela e perché le maggiori anomalie provengono da là dentro. Ecco, io credo che queste tue ultime parole siano davvero state molto significative e in qualche modo anche molto rivelanti, per cui se a qualcuno dei nostri ascoltatori era rimasto qualche dubbio, credo che a questo punto, se non altro, abbia capito a che cosa ti stai riferendo e soprattutto ha capito come la pensi, anzi possiamo dire tranquillamente come la pensiamo, perché diciamo che Atto di dolore mi ha aperto, no, una visione davvero chiara delle cose, ecco, mi ha riportato verso una visione, se vuoi, anche più semplice, no? meno arzigogolata, meno piena di servizi segreti. Poi tutte queste cose sono arrivate probabilmente dopo. Secondo me la banda della Magliana non c'entra nulla, ma al di là di questo, così come non c'entrano nulla i lupi grigi, ecco, al di là di questo mi ha riportato dentro l'evento, e l'evento è quello che hai descritto tu prima, cioè c'è a un certo punto una sua amica, no, che magari forse le cose non sono andate esattamente così, però insomma è qualcosa di simbolico, no? Cioè che si volta, prima c'era, poi non c'è più. Ecco, questo è l'elemento che a me ha colpito fortemente, no? È questo fatto che in quei 200 metri accade l'inverosimile, eppure accade. Cioè, e non c'è, come tu dici, un rapimento in grande fatto stile, con una macchina nemmeno che si ferma, no? E questa viene trascinata dentro, perché la strada era piena non solo di studenti, ma era piena di, appunto, no, di turisti, di romani che comunque passavano di là, di gente che voleva andare a sentire il concerto, comunque seguire l'evento di Piazza Navona. Era così, era Roma com'è tutti i giorni, ed è assolutamente impossibile che una macchina possa fermarsi e che nessuno possa vedere che cosa è accaduto, quindi è chiaro che lei, appunto, è sparita lì, ecco, in quei 200 metri. Bene, io dico che possiamo anche chiuderla qui questa prima parte, e che magari, appunto, prima della fine dell'anno torneremo a parlarne, perché è stato comunque molto affascinante ascoltarti e la ricostruzione, credo che, insomma, chi poi, no, risentirà, riascolterà oppure ascolterà per la prima volta questa diretta, insomma, si renderà conto che gli elementi ci sono tutti, cioè che sei riuscito in poco più di
due ore e venti, a mettere insieme tutti gli elementi che contano davvero in tutta questa storia. Lasciamo perdere i depistaggi, no? I depistaggi sono praticamente una storia a parte, cioè a parte. Io se ripenso al lavoro che ho fatto, al libro e tutto quanto, mi sono reso conto proprio come nel libro siano poi contenute due storie di fatto: la storia di Emanuela, di quello che le è successo, e la storia dei depistaggi sulla vicenda di Emanuela. Vai. Esatto, e poi comunque una cosa, credo che alla fine della diretta la possiamo dire, insomma, non è stata solo Suor Dolores a fare una ricerca, il Vaticano ha cercato certamente di capire che cosa era accaduto. Assolutamente sì, assolutamente sì. Il Vaticano sanno, ci sono persone che sono a conoscenza, e soprattutto sono a conoscenza, l'essere a conoscenza li rende consapevoli che se dovesse essere svelato il mistero subirebbero un danno di proporzioni inimmaginabili, un danno proprio a livello di immagine, perché qua non c'è soltanto la sparizione di una ragazza, non c'è soltanto l'ipotetico sfondo con molestie, ma qua potrebbe prefigurare uno scenario dove c'è una morte, quindi un omicidio, e poi soprattutto un occultamento di cadavere, come minimo, se non addirittura distruzione. Quindi qualora fosse questo, qualora fosse questa la verità, sarebbe la Chiesa, diciamo, a sostenere? Sarebbe qualcosa, insomma, diciamo che Vatican Girl, come l'hanno chiamata, ha travalicato i confini di questo paese. La sua storia, da quanto ne so, è nota negli Stati Uniti, è nota addirittura in Australia, è nota in giro per il mondo, insomma. Quindi è una delle storie italiane, purtroppo, dei crimini, no, che sono stati commessi in questo paese, è probabilmente uno di quelli che certamente hanno attraversato i confini non solo dell'Italia, non solo dell'Europa, ma proprio i confini degli oceani, ecco, e sono noti. E questo perché? Perché la Chiesa è un'istituzione mondiale. Esatto, e dovesse venire fuori la verità, perché poi sai, un conto è dire noi immaginiamo che, noi pensiamo che poi insomma l'abbiamo detto quasi chiaramente, insomma, no? Più chiaro di così non so come si possa dire. Ecco, ma non conta. Conta il fatto che se viene fuori che c'è un corpo o i resti di un corpo, se viene fuori che c'è una storia e quindi un protagonista di questa storia, beh, il danno sarebbe, a mio avviso, assolutamente irreparabile. Assolutamente, concordo. Ricordo che oggi come oggi poi a volte, no, assistiamo a dei ritorni sul palcoscenico dei media di questa storia con presunte rivelazioni che poi hanno le gambe corte come le bugie e si dissolvono dopo poco tempo. La sensazione che ho maturato è che questa storia, siccome molte di queste presunte rivelazioni poi provengono da oltre Tevere, da dentro quelle mura, la sensazione che ho maturato è che questa storia sia al tempo stesso una patata bollente e uno strumento di potere. Quindi la verità è conosciuta da più persone all'interno, sotto la cupola
di Piazza San Pietro e la utilizzano per altri fini, che sono fini che hanno a che fare con battaglie di potere interne che loro hanno sempre avuto. Esatto. È così, temo che sia esattamente come tu l'hai detto. E loro sono i che devono recitare un atto di dolore. Esatto. E adesso forse esatto, e forse adesso si capisce anche il senso di questo titolo, no? O uno dei sensi di questo titolo. Daniele Bronzi, eccomi. Noi siamo arrivati alla fine. Sì, l'avevo capito. E quindi niente, intanto salutiamo chi ci ha ascoltato, tantissime persone, tantissimi ascoltatori, e possiamo promettere che torneremo, certo, a parlare del caso della Orlandi? Che dice Tommaso? Se non ci fanno chiudere dopo questa sera, sì. No, oddio, speriamo di no, dai. Perché no? Beh, ma Daniele ne ha viste di cose, no? Esatto. No, a parte le spirito saggine, comunque assolutamente sì, no? Io intanto ringrazio voi dell'invito, ringrazio il pubblico che ci ha seguito, da parte mia sì, massima disponibilità a una nuova puntata. Bene, e grazie allora, grazie a chi ci ha ascoltato e buonanotte. Buonanotte a tutti e a giovedì prossimo con un'altra puntata che non so di cosa parla. Parleremo degli ultimi giorni di Simonetta Cesaroni. Ah, ok, perfetto. Come avevamo previsto. Benissimo. Allora, buonanotte e a giovedì prossimo con La Notte del Mistero. Buonanotte. Ciao ragazzi, grazie. Ciao. Fiori la lingua, bisogna sporcarsi il ventre che strilla, di fronte agli occhi specchi di vetro, se ancora li guardo non torno più indietro. Oh Merlin, 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 oh Merlin.